Allora, ormai 5 anni fa io ho deciso di dare un cambio alla mia vita e passare dal diventare bancario, quindi dalla vita quotidiana di tutti i giorni qua a Milano, a diventare giramondo. Oggi faccio del travel blogger. Tutto nato, e da lì è nato il mio progetto Trip Therapy, terapia del viaggio, con un giro del mondo, interamente senza aerei, di circa 3 anni, che è andato a buon fine, perché io sono partito a maggio del 2014 per rientrare in Italia a febbraio del 2017, 44 paesi. E in compagnia solo unicamente del mio compagno di viaggio di una vita che è il diabete di tipo 1, di cui sono affetto dall'età di 9 anni. L'anno prossimo faccio 30 anni di anniversario con il diabete, che sto festeggiando quotidianamente con viaggi perché passo l'80% dei giorni in un anno all'estero. La cosa non mi spaventa minimamente, anzi, cerco di proporre proprio queste mie esperienze, queste mie testimonianze di viaggio anche sul mio blog, proprio per dare e infondere fiducia ai diabetici, ma soprattutto ai genitori di persone diabetiche, di neodiagnosticati, perché credo che io abbia trovato la forza di tutto questo proprio grazie ai miei genitori. Non mi hanno mai riversato le loro ansie su di me, ho potuto fare le mie esperienze, i miei errori e poi ho potuto iniziare a viaggiare, dove grande supporto me l'ha dato il mio medico, il dottor Stefano Genovese, persona di ampie vedute e che mi ha dato un supporto prima di tutto psicologico e logistico, prima ancora che a supporto della patologia, perché a 32 anni, quelli che avevo quando sono partito, la patologia si conosce, il diabete lo conosciamo fin troppo bene noi diabetici. Però a volte serve quella spinta in più, quella forza per poter gettare il cuore oltre l'ostacolo. Poi a livello pratico bisogna fare dell'arguzia il nostro alleato principale, perché quando ero nel deserto della Mauritania, per esempio nel Sahara, per tenere al fresco l'insulina ho scavato una buca nel deserto e l'ho infilata dentro con una bustina di plastica e una corda che usciva dalla sabbia. Oppure ho usato in aiuto alle mattonelle di ghiaccio dentro le borse termoprotettive i fogli di giornale. Imparato osservando i barboni piuttosto che i ciclisti quando iniziano le discese che si mettono i fogli di giornale. Questo dava quelle 3-4 ore in più di temperatura adeguata. E dopodiché cercare un po' di conoscere, sperimentare con attenzione, tanto monitoraggio, tanta precauzione, perché paradossalmente le situazioni più pericolose della mia vita con il diabete le ho vissute a casa. Non le ho vissute in viaggio, perché in viaggio puoi contare solo su te stesso, puoi fare affidamento solo su te stesso e quindi prima di tutto devi cercare da solo di non finire in situazioni difficili. A casa invece in Italia magari uno dà cose più per scontate e si ritrova con situazioni difficili da gestire. All'estero mi è capitato molto molto meno e quindi beh, quello che mi sento di dire è che il diabete non è un limite.